40. Siamo già nel vittoriale qui? Sì, qua inizia già a essere il vittoriale, poi adesso di lì. Devi scegliere una salita qua in zona. Quale scegli? Ah, io ti dico, c'è cioè, bella, è il Tignale. Ok. Ma lì è una bella salita. O anche il Navazzo. Ti penso quando... Quindi c'hai dei fan anche in Belgio? Sì. Un fan club? Fan club. Vengono sempre anche in Italia, vengono. Ti seguono, sì? Sì. Delle persone che mi seguono anche, vengono anche in Italia quando faccio, quando organizzo la festa del fans club di fine stagione, il nuovo tesseramento, e mi seguono, e anche le gare, le classiche, non mancano mai. Sì, pensa a te, quando ho vinto la Roubaix erano impegnati, uno era nella comunione della propria figlia, l'altro era a vedere una partita. Era a vedere una partita importante di calcio, hanno lasciato tutto e sono venuti in hotel alla sera a farmi i propri complimenti. Sono arrivato e li ho trovati in hotel con le bandiere. Però sì, guarda, sono davvero grandi emozioni e poi cosa che dire, mi fa solo piacere. E hai firmato anche per rimanere? Per rimanere altri 2 anni qua, sì, ancora con loro. Con loro. Hai sposato questo progetto che... Certo. Ha sempre creduto in me, io ho sempre creduto in loro. Certo. E poi sono qua, diciamo, dopo Vincenzo, sono stato io il secondo corridore a firmare in questa squadra quando è nata. E... Quindi si è creato comunque negli anni un bel legame, un bel team. Sì. Sì, infatti mi trovo bene, ho un bel rapporto, certo, con tutti e anche con il principe Nasser, è molto, molto affiatato, ci tiene tanto questa squadra e penso che con un anno così molto prestigioso, con tante vittorie, penso che sia, diciamo, gasato, no? Certo, cavoli. E lui poi però vedi proprio quanto ci tiene alla squadra, questo è molto importante. A seguirvi. Sì, certo. Guarda, io sempre, da quando sono qua al Bahrain, ho sempre usato la Reatto. Ho avuto 3 modelli e ho avuto l'onore di essere sempre stato il primo a provare i modelli nuovi, no, che uscivano. Sì. E mi sono sempre trovato ogni anno bene, subito. Una bici leggera, veloce, e io infatti ho sempre voluto questa bicicletta qua, anche nelle tappe in salita dura, anche alla bala. Quindi dice questo modello. Sì, anche alla Roubaix ho voluto questa bici, ho cambiato solo il manubrio, però mi trovo bene. Ma so. In base alle condizioni della gara. Ma so anche che la nuova scultura è bella, è confortevole, sì. Grazie Sonny, è stato un piacere parlare con te e passare del Grazie tempo insieme. E allora ci vediamo alla prossima. Bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie. Ciao. Ciao.